All'ospedale di Gardone Valtrompia, nella giornata di venerdì 25 ottobre, un ultimo lungo sbuffo bianco ha decretato lo spegnimento della risonanza magnetica. La fumata bianca è stata provocata dal necessario scarico della bombola di elio, non tossico, ad essa collegata. Ora hanno preso il via i lavori per installare una nuova risonanza con i fondi PNRR e i tempi previsti per i lavori sono 7 settimane. La nuova risonanza dovrebbe essere operativa dal 16 dicembre. I fondi PNRR prevedono infatti la sostituzione di tutte le apparecchiature pesanti con più di 10 anni per adeguamento tecnologico. In radiologia, guidata da Maria Rosa Cristinelli, sono arrivate ad agosto una nuova tacca a 128 strati, ad ottobre un radiografo telecomandato e per metà dicembre è prevista l'attivazione della nuova risonanza magnetica. L'investimento con i fondi PNRR supera il 1 milione di euro per le 3 apparecchiature, più performanti e veloci, che consentiranno di offrire ai pazienti un servizio migliore. Si aggiungono poi opere murarie e di strutture importanti per TAC e risonanza a carico della SST. In questo periodo Gardone si appoggerà per le TAC urgenti alla radiologia di Brescia.